Varella, il Presidente ha qualcosa di importante da dirci. Grazie, grazie Cino. Siamo qui adesso per presentarvi in veste ufficiale il nostro nuovo acquisto, il nostro play tanto agognato e desiderato, Dottore Clark. Quindi a lui saranno rivolte per la prima volta le interviste e le domande che ci vengono richieste dal sito per iniziare ad avere un rapporto interattivo con i nostri tifosi che in questo momento sono lontani dal campo e dal palazzetto. Quindi abbiamo pensato insieme alla comunicazione, al direttore sportivo, di iniziare questo nuovo percorso, sperando che i tifosi apprezzeranno tutti gli sforzi che stiamo facendo in questo periodo per portare a casa quel traguardo che ci siamo dati dall'inizio dell'anno, che è la salvezza. Grazie Press. E prima di passare alle domande per Clark, anche per capire l'importanza del nuovo arrivato, partiamo dai suoi numeri. Alla sua prima esperienza in Serie A2 con la maglia di Trapani, Clark ha messo a referto 20,4 punti di media, distribuendo 4,7 assist, migliore assist man e quinto assist man nel girone Ovest, con la più alta media dell'intera Serie A2 dalla netta con il 93,6%. Se questo non dovesse bastare, dopodiché Clark va a Mantova e si ripete con le stesse percentuali più o meno. Questo per far capire come, per l'ennesima volta, nonostante le difficoltà del momento storico che viviamo e nonostante le pochissime opportunità sul mercato, la società e in questo caso il direttore sportivo Pino Sollazzo hanno portato nel giro di poco tempo un giocatore importante con qualità importanti come Rottenegger. Partiamo, prima domanda, Beniamino Pasquale del quotidiano L'Attacco. Arrivi in un momento particolare della stagione, nel momento in cui per la cestistica il percorso per arrivare alla salvezza è ancora alla tua portata. Salvezza che passa dalle tue mani. È pronto a questa sfida? First and foremost, I'm just excited to be here and I appreciate the opportunity. I'm just coming in obviously late and just trying to do whatever I can to put the team in a position to win, and whether that's scoring or facilitating or whatever the case, I just want to do maybe a little bit leadership on the leadership side. I just want to use what I can do and try to put the team in the best position to win. Luca Ficucciello del Corriere di San Severo, quali motivazioni ti hanno portato ad accettare San Severo rinunciando alla massima serie A? Yeah, it was a tough situation basketball wise in Poland, and I saw it as a good opportunity for me to come back. I knew Italy. I played in this league. This will be my third time now, and I've been in a situation similar to this in Pesaro a couple times. So I was excited about the opportunity. Wanted to be able to come back to Italy, and just happy to be here. Antonio Giuliani di Basket Insight, sei cosciente del tuo ruolo e delle responsabilità, soprattutto di essere il perno offensivo nei momenti delicati di una partita, e se tutto ciò ti carica? No, I just think that if I am drawing a lot of attention offensively, it's going to give other guys opportunities to step up and get open shots. And like I said, I just want to do whatever I can to put the team in a position to win. You know, it's just going out there and just playing as hard as you possibly can. And the thing that I've seen about this team just in the 3 or 4 days that I've been here for practice is they play extremely hard. So it's easy to want to go to battle, you know, out there on the court with guys who play really, really hard and care about winning and care about doing the right things. So I'm excited about that. Dante Falucca di Basket Universo, in che ruolo credi di poterti esprimere al meglio, se play o guardia? It doesn't matter to me. You know, I can play with the ball in my hands. I feel like I'm pretty strong in pick and roll situations, and I can play without the ball as well. So, coach's offense, as I've seen, just like I said, being here for a couple of days, is really good for me. It's really good for the guys that we have. So I'm excited to play in the system. Ovviamente ci arrivano curiosità da tutti i nostri tifosi, in particolare da Instagram. La prima domanda è di Antonio Grossi, le tue prime impressioni sulla città di San Severo? My family and I have been to the south of Italy before, so we kind of knew what to expect. The people are nice, weather's great, so I was looking forward to that coming from
Poland where it's really, really cold, to come here and actually see the sun is nice. But we've gotten out a little bit, and we've actually gotten to go to the beach that's close and walked around the city a little bit, so we've enjoyed it so far. Gigi Gro, a quale gesto di stati ispiri come modo di giocare? I think Steph Curry is probably a guy that I've watched. I got to meet him when I was in, you know, high school, when he was in college, and just seeing him grow and his game grow to the NBA, being one of the best point guards in the league and probably the best shooter in the world. I like what he's about on the court, but also like the type of person he is off the floor. So he's a good person. He does things the right way. L'ultima, Pasquale Falcone 04, credi che riuscirai subito ad inserirti nel progetto di Coach Lab? I think I'm going to have to. So I'll be ready to go. It's a little unfortunate we didn't get to play this week, but like I said, I'm just looking forward to getting out there with the guys and going to battle with them and try to put the team in the best position to possibly win games. So hopefully we can get that done. Rodri, anche da te vogliamo sentire il nostro motto, che è Forza Nera. Lo diciamo in inglese a questo punto, ragazzi, facciamo... In inglese? Come volete. Ciao.